Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed eccoci pronti per la preparazione del nostro vitel tonnè. Sì. Un classico anni 80 che ritorna, un classicone. Allora, un chilo di girello. Ecco, io l'ho fatto mettere in rete così lui sta bello fitto e non si sgretola in cottura. Poi mezzo litro di acqua che vedete qui in due bicchieri e 250 ml di un buon vino bianco. Poi del trito, io ho questo, sì ragazzi, io sono una pessima persona e uso quello surgelato, ma voi che siete più bravi di me, fatevi un bel trito con una cipolla, una carota e un sedano. Se non vi piacciono i pezzetti poi da filtrare, potete anche usarli interi, è la stessa cosa, ma io li preferisco tritati perché spandono meglio gli umori. Bravissimo. Poi acciughe. Una decina di acciughine sott'olio, sale quanto basta, poi 200-250 grammi di una buona maionese, 3 cucchiai di capperi che poi dissaleremo, 3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva, di quello da frantoio, non di quello girasole rivisitato, e poi 4 lattine di tonno. Anche queste mie lattine sono in olio extravergine di oliva e sono... Certo, vabbè, voi trovate, meglio lo trovate, sono da 100 grammi a lattina. Verrà di più la salsa tonnata, però, magari rispetto al girello, però io penso due cose: tutte le fette devono essere ben condite, perché sennò vi viene una carne lessa che non sa di niente. No, è uscita male. Tutte le fette devono essere ben condite, perché sennò viene fuori una carne lessa che non sa di nulla, e quindi meglio abbondare nella salsina che, qualora dovesse avanzarvi, potrete usare l'indomani per farcire dei gustosissimi tramezzini per l'aperitivo. Brava. Quindi cominciamo subito, andiamo ai fornelli, che è da troppo che non ci andiamo assieme. Ho anche dei pipignai salati. In una casseruola bella alta io poggio il mio girello e quindi metto ai lati il mio trito, voilà. Quindi verso sopra i cucchiai di olio, così, e accendo. Io l'induzione ho messo momentaneamente a 9, ma poi abbasserò a 7. Quello che devo fare, voi usate la pinza, usate le mani, usate quello che più vi pare, è tenere a portata di mano il sale e usare le mani per girare via via man mano che si rischiara la carne. Sentite frigolare? Ok, sale. 10 secondi e girate. Non deve fare quella... Non si deve attaccare, non deve fare la crosticina. Questo è un must del vitel tonnè. Lo troverete scritto in tutte le ricette. Io mi sto ispirando alla ricetta del cucchiaio d'argento, ricetta numero 2. Edizione del 59. Pagina 241, del 59. Ma che sto rivisitando in chiave leggermente più moderna. Vedete? Qui è bianca e metto sale. Basta così e giro. Io faccio tutto con le mani, perché sono più che una casalinga, una massaia, che è ancora meglio. Una massaia old style. Che usa i libri del 59 e cita le fonti. Allora, anche sopra e sotto, scotta. No, non ti occupare. E adesso lo metto giù e subito aggiungo il vino, tutto. Pensalo tu che le mani pulite. L'acqua, tutta.
Ok, abbassiamo, lo abbassi a 7 l'induzione, o quindi mettete a fiamma moderata, moderata alta, copriamo e lasciamo cuocere per circa un'ora, rotolandola, girandola di tanto in tanto, ogni 10 minuti lei va girata, quindi piano piano noi la rigiriamo, dopodiché facciamo la prova pungendo la carne con un forchettone, con uno stecchino, se esce ancora il sangue va ancora a cuocere, quindi quel sughetto rosa, se invece il sughetto esce bianco è cotta, trasparente più che bianco. Noi spostiamoci di là e andiamo a fare la cremina, la salsa d'accompagnamento. Questo è un piccolo cagnolino che andrà nel forno tra pochi minuti. Ehi, lo serviremo con le patatine. Che cosa ci dici? Eh? È bello il biglietto mio, nonno. È bello. Io questo cagnolino è buono. È più buono che c'è. Voglio tutti i biglietti nero per me. Ok. Sei grande quanto il girello. Non leccare la telecamera, testino. Benvenuti all'interno del boccale del mio frullatore. E allora, all'interno mettiamo i capperi che ho lavato e dissalato, insomma. Poi mettiamo le acciughine, queste a piacere. Se vi piace la salsa più forte, mettetene di più. Se invece vi piace un po' più blandina, che sappia più di tonno e meno acidula, meno salatina, mettetene di meno. Io ne metto 10 circa acciughine. Ci formalizziamo per due? Non sia mai. Ne ho messe 12, ragazzi. Versiamo all'interno anche le 4 vaschette di tonno. Le 4 lattine, peso sgocciolato, 100 grammi circa ciascuna. Con questa salsina, come vi ho detto nell'intro, ci vengono anche dei tramezzini spettacolari. Io la voglio un pochino più fluida, quindi ho lasciato un'infinitesima parte dell'olio del tonno, ma proprio un'infinitesima parte. Apriamo la nostra buonissima maionese, grammatura 400 grammi. E io ne metto 250, ma anche 300, all'interno del mio boccale. E se sarà necessario, aggiungiamo poi in corso d'opera un altro po' di maionese, se vediamo che la salsa è troppo densa. Ok, quando avrà raggiunto questo colore e una consistenza cremosa, la nostra salsa sarà pronta. Rieccoci qua all'interno del boccale e guardate la consistenza liscia, cremosa, vellutata e abbastanza liquida, questo dipende da quanto la frullate, della nostra salsa. Può essere più o meno sapida a seconda dei vostri ingredienti, dei vostri capperi e delle vostre acciughine. Eccola qua. Lei adesso riposa un pochino finché il nostro girello non sarà cotto e bello freddo. Vediamo a che punto è il nostro bel girello. Infilziamo ben bene e schiacciamo. Ok, l'acquina esce bianca, quindi è cotto. A questo punto stacchiamo il fuoco, prendiamo un piatto, poniamolo appunto su un piatto a raffreddare fino a quando non sarà giunto a temperatura ambiente. Solo a quel punto toglieremo la rete e lo affetteremo insieme. A questo punto il nostro girello è pronto per essere svestito della sua rete e affettato in maniera sottile. E adesso piano piano comincio a tagliare fettine sottili, per quanto sottili possa farle a mano io. Se avete l'affettatrice, vi verranno spettacolari.
Voilà. E adesso, dopo aver tagliato tutte le fettine, componiamo il piatto. E adesso ricopriamo il tutto con la nostra salsa tonnata. Abbonderò un pochino perché non tutte le fette sono esposte, quindi ci sono dei pezzi di fetta che sono senza condimento, essendo messi un po' l'uno sopra l'altro, e quindi poi, essendocene un po' di più sui pezzi esposti, si potrà bastare anche per quelli non conditi. E adesso guarnisco con qualche capperino sparso qua e là. È facilissimo da fare, veramente. Potete anche fare altro mentre lo state facendo, perché lo potete abbandonare lì a lessare, poi quando è pronto lui. E voilà, vedete? Semplice, semplice. E buono, buono. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao!